Guardi un quadro e ti sorprende l'azione. Ne guardi un altro e questa volta è la luce. Volgi lo sguardo al prossimo e trovi il colore. Che sorpresa, Giacomo Bergomi, uomo instancabile, curioso, riservato. Si aprirà sabato 11 gennaio l'antologica a lui dedicata, allestita al Museo di Santa Giulia, la 17ª promossa dall'Associazione Martino Dolci e dalla Fondazione Dolci, in collaborazione con Palazzo Loggi e la Fondazione Brescia Musei. Un itinerario espositivo composto da 50 opere provenienti da collezioni private e dalle collezioni civiche del Comune di Brescia. Dall'apprendistato con Pasini, erano gli anni 40, attraverso i paesaggi milanesi, bresciani, ai lavori della maturità, tra i racconti del mondo contadino e i viaggi, tanti, in Ecuador, Venezuela, Grecia, Romania, Albania, Francia, ovunque con sé, portava le radici del mondo contadino. Intanto, il colore cambiava. Curioso, era una persona molto attiva, perché io ancora adesso non riesco a capire come ha potuto nell'arco della sua vita ma raccogliere per esempio anche tutti gli oggetti che ci sono ai musei, oltre a viaggiare, leggere, informarsi di tutto, andare su Almaniva e a Bagolino tantissime volte. Spatolato, velature e la luce sempre più calda, negli anni 80 nuove sciabolate di colore, negli anni 90 quel bianco che primeggia nelle cascate e nei paesaggi innevati. A quali è più affezionato? Quali le piacciono di più? Quelli che lui ha attaccato ai muri quando ci siamo sposati, e quelli non li tolgo, cioè perché ci si affeziona ai quadri di Giacomo. Io lo sento anche dagli amici, dai collezionisti. Non li stacchi più. Da 30 anni l'Associazione Dolci si preoccupa della salvaguardia e della promozione delle nostre radici artistico-culturali. La speranza è di trovare il sostegno per proseguire oltre le 17 monografie realizzate. Come fa un ragazzo a capire cosa succede nel mondo quando non sa cosa succede in casa sua e cosa è successo ieri? Io non capisco queste cose, le capisco solo quando uno mi fa vedere chi è mio nonno, poi mio padre, capisco chi sono io, altrimenti sono un trovatello, e qui in Brescia siamo tutti piuttosto trovatelli verso l'arte bresciana del Novecento.